Salmo 66, 12. Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo. Siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio. Un momento difficile. Davide guidava l'esercito di Saul e davanti a lui venivano cantate delle canzoni. Davide faceva il bene di Saul, aveva liberato il suo regno da Golia, dai Filistei. Eppure Saul viene preso dall'invidia e in un momento Davide si ritrova a dover scappare, un momento difficile. Stai passando un momento difficile anche te? Perché sappi che Davide in quel momento era già stato unto re di Israele ed era nella volontà di Dio, e per questo il Signore aveva sconfitto Golia e gli dava vittoria dovunque andava. Ma il Signore permette affinché Davide possa crescere e diventare quell'uomo, poi chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Sì, ci sono momenti difficili dove sembra che il nemico ci cammina sopra la schiena. Ci sono momenti dove dobbiamo attraversare le acque e il fuoco, ma nessuna paura, perché il Signore è potente a liberarci. Ma gli amici di Daniele avevano una fede tale che dicevano: sappio re, che se Dio comunque non ci libera, anche se ha il potere, noi non serviremo mai i tuoi dei. In un momento difficile viene fuori quello che noi abbiamo nel cuore e possiamo mettere alla prova e valutare anche la nostra fede. Signore, ben venga nei momenti difficili, ma tienici fedeli, in piedi, rimani con noi, dentro ai nostri cuori, donaci la vittoria. Signore, ci benedica.